Perché P abbia scelto te non riuscirò mai a capirlo. Sparare senza silenziatore quando chiunque avrebbe potuto sentirla. Donna. E basta. Non parlarmi più fino a quando non arriviamo da P. Guarda, non sto parlando con te. Sto parlando di te. È diverso. Idiota. D'altronde cosa vuoi che ti dica? La donna è un male necessario. Aulio Gellio. Ti intendi di letteratura latina adesso? Io mi intendo di tante cose, tesoro. Piuttosto non ti facevo uno che legge queste cose. Ma infatti non le leggo. È P che lo ripete sempre. Sai com'è fatto lui, no? Misoginia, portami via. Tu sei misogino? Misogino adesso. Misantropo. Quello sì. D'altronde non siamo tutti un po' misantropi? Mi pare un'idiozia. Tu prendi un film. Uno di quelli dove ci sono un uomo e un cane. E alla fine uno dei due muore. Chi muore secondo te? Penso il cane. Pensi bene. E perché alla fine non muore l'uomo? Perché non muore l'uomo? Perché chi ha scritto quel film vuole che tu pianga. Piangi di più per l'uomo che muore o per il cane che muore? Per il cane? Ma non credo che non piangerei se morisse l'uomo. Dipende dalla storia. Certo, ovviamente piangeresti anche se morisse l'uomo, ma alla fine non te ne importa niente, alla fine te ne importa soltanto del cane che rimane da solo senza il suo padrone. Sappiamo quanto sono legati alle persone. Non piangi per l'uomo, piangi per il cane che rimane a piangere senza il suo padrone. Potresti avere ragione. Entri su Facebook e che cosa trovi? Cani, gatti, cavalli, delfini curiosi. L'uomo è così stanco di se stesso che ha bisogno di proiettarsi in un animale. L'uomo è misantropo perché odia la società e ha bisogno di sentirsi libero come sono liberi tutti quanti gli animali. La società è lo specchio dell'uomo. Odi la società, odi l'uomo. Stai cercando? Accomodati. Che cazzo ci fai qui? Siediti. No, preferisco rimanere in piedi. Piuttosto dimmi perché mi stavi cercando, che ho una certa fretta. La pendrive. Che cazzo è successo alla pendrive? È stata rubata e dobbiamo riprendercela. È stata lei, vero? Dacci subito quella cazzo di pendrive, se no farei la fine che meriti di fare da tempo. Io con questo non ci lavoro. Posa quella pistola e cerca di fare il serio. B ci aiuterà nella missione. Si sa chi ha preso la pendrive? Sì, M. Vuole portarla alla polizia. B ti aiuterà ad organizzare il piano ed eseguirlo. Non mi importa come fate. L'importante è che mi facciate riavere la pendrive prima che arrivi nelle mani sbagliate. Senti, ma cosa c'è di così importante in questa pendrive? Niente che possa interessarti.
Dammi un buon motivo per cui non dovrei saperlo. Ci sono cose che rovinerebbero me, P e anche te, se finisse nelle mani sbagliate. E la polizia sarebbe una mano sbagliata. Esattamente. E anche la tua. Perché ti sei cambiata di posto? Avevo voglia di guidare. Questa pisciata proprio ci voleva. Quasi quasi esplodevo. Adesso ti faccio esplodere io. Pio, sì, stiamo arrivando, la pendrive è con noi. Vi è andato in bagno. Sì, il tempo della strada, arriviamo. Finalmente. Dov'è lì? È andato a fumare una sigaretta. Mi ha detto di consegnarti la pendrive. E dopo sarebbe venuto che deve parlare. Ecco la pendrive. Adesso devo andare, che ho un po' di cose da spiegare. Grazie. Sapevo di potermi fidare di te. La madre sarebbe fiera. Devo andare. Ah, se vedi B, digli di venire qui appena finisce di fumare la sua sigaretta. Certamente. Hai dimenticato qualcosa? Senti, adesso stai zitto. Hai già fatto abbastanza. Hai già controllato la tua pendrive? Spero di no. Perché sono io a volerti dare la sorpresa. Ho controllato di nascosto quello che c'era dentro e ho capito perché tu e quel pezzente del tuo amico non volevate che io la tenessi. Non mi è stupito più di tanto trovare quei file di quelle poveracce che prima stupravate e poi buttavate nella strada per portarvi soldi. Sapevo che sei un lurido maiale nel corpo di un uomo. Mi ha dato la conferma a scoprire che sei stato tu ad uccidere mia madre. Lei era l'unica che aveva le palle e voleva andare a raccontare tutto alla polizia. Per questo l'hai uccisa. Sai cosa non mi spiego? Come un uomo preciso come te, capace di nascondere i suoi omicidi, non sia capace di nascondere una cazzo di pendrive. Il tuo amico B l'ho ucciso. Volevo uccidere anche te, ma poi ho pensato, perché ucciderlo? Non può pagare con pochi minuti di dolore il male che ha fatto per anni. Così ho continuato l'opera di mia madre. Addio, P.